oggi con noi qui a Ciao Buono un ospite specialissimo, Mirko Mariani, Extra Liscio, che sarà nel concerto proprio il giorno di Ferragosto a Villa Olmo. Ciao Mirko, intanto grazie per aver accettato di parlare un po' con noi oggi. Ciao, grazie a voi, ciao. E, insomma, vogliamo sapere un po' tutto perché siamo curiosissimi. Intanto senti, io devo farti questa domanda. Suonare a Ferragosto con gli Extra Liscio, io che sono una emiliana puro sangue, ok? E che vivo qui solo per, insomma, così, ecco, sono successe delle cose per cui sto diventando comasca nel frattempo. Il Ferragosto in Romagna è è un'istituzione, giusto? Quindi cosa ci dobbiamo aspettare da questo super spettacolo proprio di Ferragosto? Ci sarà quell'area di Romagna che ci aspettiamo un po' tutti? Guarda, è un'istituzione in generale, un concerto di Extra Liscio, perché non sappiamo mai cosa combiniamo, cosa succederà. E veramente è un'esplosione di felicità. Io mi sto divertendo tantissimo, come non è mai successo in vita mia. Anche per il fatto perché andare a fare dei concerti così, dove c'è tutta questa allegria del liscio, no? E nello stesso tempo un po' questa follia, questa cosa un po' di improvvisazione, si crea ovviamente un'alchimia di cose che non si capisce bene cosa si può andare incontro. Comunque stiamo veramente portando, credo che stiamo portando della gioia in giro per l'Italia. E questa è la cosa più bella. Ed è il momento giusto, secondo me, di portare della gioia, perché dopo tutto quello che abbiamo passato direi che ci manca della gioia, insomma, ci fa molto piacere. Soprattutto voi avete vissuto anche questo momento qua finale, sì. Bello tosto. Speriamo, sì, dai, speriamo che quel Ferragosto sia una giornata dove ci insieme, dai, ci riusciamo a trasformare, lasciamo da parte, insomma, tutte queste cose di cui parlavamo e ci buttiamo in allegria, stiamo un po' un'ora e mezza, 2 ore insieme in allegria. Certo. Senti Mirko, allora, visto che abbiamo parlato appunto di concerti, come sta andando questo tour in giro per l'Italia? Stiamo portando l'allegria, ma com'è il clima? Come la trovi la gente, il pubblico sotto il palco? Che sensazioni ti dà? Intanto è il primo nostro vero tour che facciamo, perché è il primo tour che facciamo, detta molto semplicemente, dove si paga un biglietto, dove la gente viene per vedere il concerto. È l'emozione veramente grande, perché è una roba che stiamo costruendo concerto dopo concerto, ma ci sono delle zone veramente dove rimaniamo sconcertati, tanto è l'affetto e la voglia di stare con noi a fare, come dicevo prima, passare questi momenti così. Cioè l'Italia è grande e ci stiamo costruendo concerto per concerto un pubblico, perché noi non siamo un gruppo alla moda, non siamo in scia a nessun altro gruppo. Il concerto di Extra Liscio veramente c'è una forbice che va dai nonni a 3 generazioni, insomma. È veramente un'esperienza, una cosa bellissima. Speriamo, dai, che a Como, so che è una piazza un po' complicata, speriamo che nell'ultimo sprint finale si metta in moto anche Como, che facciamo un concerto come ha fatto in giro per l'Italia, che veramente c'è tanta gente che ci segue, e speriamo, dai, di fare un bellissimo concerto anche là da voi. Assolutamente. Senti Mirko, parliamo un po' di te, lo so che te l'hanno già chiesto in molti, ma come sei avvicinato al liscio, alla Filuzzi, come la chiamo io, no? Come si sì. chiama da noi in Emilia? Uno che viene, insomma, un po' dall'indie, che però tu già con Vinicio hai fatto delle cose un po' più folk, perché lui c'ha un pochino questa, no, questa tendenza un po' alla contaminazione, al farsi un po' trascinare da altri. Ma com'è avvenuto questo incontro magico con Mauro e con Moreno? Ma io, guarda, a 16 anni ho fatto la prima esperienza di liscio e mi ero promesso che non l'avrei più fatta tutta la mia vita, perché quella è stata la mia prima esperienza. Poi ho dovuto fare il giro per ritornare al punto di partenza e capire che lì era una musica della mia terra, e questa musica nascondeva dei personaggi veramente mitici, capito? Dei personaggi, come li chiamo io, supereroi, perché gente che ha suonato per una vita, ha fatto cantare e ballare gente in tutte le piazze d'Italia, nelle balere. È una scuola meravigliosa, spero che molte persone, musicisti, possano vivere l'esperienza che ho vissuto io, perché è un'esperienza stralunata. La musica liscio è un po' il brutto anatroccolo della musica italiana, no? La musica trattata peggio non ce n'è, però alla fine dei conti siamo andati a Sanremo con la musica che non c'era mai entrata, con la musica in quel festival importante come Sanremo. E l'esperienza è questa qua, è l'esperienza di una vita.
Io una vita che sa, ho 51 anni, sono 30 anni che suono in giro per l'Italia, ma un'esperienza così non l'avevo mai fatta, perché è sia musicale, ma è un'esperienza della terra, della sociale, perché racconti una storia, una terra, e più vera di così non ci può essere. Quando la musica è vera, quando racconti una storia vera come quella del Liscio, è naturale che ti rilascia, ti rendi delle emozioni che io non ho mai provato prima. E insomma, spero veramente che a Como riusciamo a avere la possibilità di mettere in atto questa cosa, perché stiamo veramente facendo dei concerti memorabili, ti dico la sincera verità, concerti memorabili veramente pieni di entusiasmo e pieni di gente, speriamo di divertirci. Senti Mirko, tu parli spesso di Panche da Balera, no? Che è un sì. po' questo miscuglio, queste contaminazioni eccetera. Possiamo dire ufficialmente che Panche da Balera, così come il Liscio, non è più solo una musica per vecchi? Ma no, il Panche da Balera intanto è un'invenzione nostra, perché è una storia di Carla Casadei, figlia di Secondo, no? Quello di Romagna Mia, sì? Certo. Doveva riportare il Liscio, voleva riportare il Liscio ai giovani, e ci siamo inventati questa sorta di Panche da Balera, così come slogan, come genere, il nostro genere, no? Certo. Ma però quando mi chiamò nella sede di Savignano, che mi fece la domanda, dai Mirko, dobbiamo farti incontrare con Moreno per riportare il Liscio ai giovani, io feci una battuta che non rise nessuno, che era quella che gli dissi, ma guarda, io so che il Liscio non piace più neanche ai vecchi, come faremo a portare ai giovani, non lo so. Però è stata una scommessa assurda, perché alla fine siamo arrivati ai giovani, ma soprattutto siamo arrivati ancora di più con il film di Elisabetta, con Ermanno Cavazzoni, siamo arrivati a portare la musica Liscio alla cultura, che è la cosa più importante, alla musica. Quello che non era più Liscio era la musica, che è ancora proprio più grave che aveva. E grazie a queste cose qua, queste tappe fondamentali che stiamo facendo, ora ritorniamo a Venezia, l'8 di settembre ritorneremo a Venezia al Festival del Cinema per la seconda volta. Sono quelle robe miracolose che mai e poi mai, quando ci siamo messi a fare questa esperienza, non avremmo mai messo mai in conto queste cose, Sanremo, Festival di Venezia, sono cose veramente incredibili, so che continuano a capitare, continuano a succedersi, che qualcosa ci deve essere che bolle, capito? Sì, che vediamo, vada avanti così. Assolutamente sì. Senti Mirko, due parole sui tuoi compagni di viaggio, Moreno, Mauro, ma anche gli altri musicisti che vi affiancheranno sul palco di Villa Olmo. Ma dai, Mauro è la voce di Romagna Mia nel mondo, era quello che Riccardo Casadei mi diceva, che era quello rigido, che non avrebbe mai accettato una sfida del genere. E alla fine dei conti invece il Panche da Balera l'ha poi inventato lui, perché quando lo vedi sul palco, se vieni il 15 capirai perché, insomma, è la persona che ha trasformato questo linguaggio, questo essere tipo Claudio Villa della Romagna, trasformato con una chitarra distorta vicino, viene fuori questa magia. Poi Moreno il Biondo, sai, caporchestra storico dell'Orchestra di Casadei. Fiorenzo Tassinari è praticamente il Maradona del sax Liscio, quello che ha portato questo strumento a livelli più alti, questa musica. Poi ci sono i musicisti invece che vengono più dalla mia parte, come il chitarrista Claudio Nuti, che aiutano, capito, a uscire da questo standard del Liscio, andare verso questo extra. Fantastico, bene. L'unica cosa che mancherà purtroppo, ma perché insomma le condizioni non lo permettono, sarà ballare, però insomma muoveremo i piedini e le teste anche da seduti, ci ma sarà attenzione. Ho fatto un concerto una settimana fa a Ravenna, dove io uso gli occhiali da sole mentre suono, vedevo poco, era un po' buio, ero convinto che stessimo facendo una cosa fuori regola di brutto, perché pensavo che ci saremmo messi tutti a ballare. Mi sono alzato gli occhiali, invece sono d'accordo che ballavano tutti come dei matti, ma da seduti. Sì. C'era talmente tanto movimento che ero convinto che avevo rotto gli argini della legalità. Invece no, eravamo perfettamente in regola, solo che facevano talmente un movimento, talmente chi con i piedi, con le mani, con le braccia, sembrava che ballassero. Infatti, e quindi vedi, perfettamente legale, ma si può fare, quindi lo faremo. Infatti il Moreno il Biondo ha inventato proprio da un po' di tempo, un brano si chiama La Fermata, il ballo da seduti, sì, hai capito? Cioè, è tornato comodo sta cosa in questo momento qua difficile. Fantastico, fantastico, farete scuola ragazzi. Bene. Grazie mille Mirko, ci vediamo il 15 di agosto alle 21 sul palco di Villa Olmo Festival, i biglietti sono grazie. Disponibili sul sito del festival, ma anche in biglietteria, teatro sociale, in biglietteria direttamente a Villa Olmo dopo le 17, in bocca al lupo Mirko e niente, spaccate mi raccomando, perché noi vogliamo quello. Grazie, ciao, un abbraccio, ciao. Ciao.